ci sta a giocare la Kefa e fare il 4-4. Quindi quel turno 6 cosa avremmo dovuto fare? Probabilmente tradare a Kama, tradare il 2-5, lasciare il 5-5 in campo. Oppure tipo sì, trasformare con il 5-5 la 2-5. Tradarne uno e rimanevamo con un 5-5 e un 4-4. Il turno dopo facevamo il Luxil, dobbiamo far così. E l'altra che abbiamo perso è stato un mirror, quindi comunque il mazzo non sta andando male. Serie sfigarrita, stanno provando a indovinare la giocatura di Ares. Che sfigarrita. Esatto, la costruzione è stata win condition per l'oppo. Non aveva tutti i torti quello che ha detto che era win condition. Ha solo sbagliato il giocatore. Nestor Sensini. Morgan De Santis. Vedete come il DK monocopia? Il DH monocopia è scarso. Vincerò la grandissima. Wow, 2-3. È più forte giocare in due per le carte di quel mazzo. Madonna. Un destino crudele vi aspetta. Qui quando prendi Reno Pinus Bran ne riparliamo. Eh sì, vabbè raga, ma quante. Quali sono le probabilità di trovare quelle carte lì? Sono basse. Edwin. Facciamo turno dopo, Edwin. Facciamo mana fiera adesso, turno dopo Edwin è enorme. Turno dopo abbiamo 6 mana e possiamo fare tac, 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 Edwin. Cioè, quante leggendarie ci sono? Cioè, se tu trovi Bran, Pinus. Chiaro, se trovi Bran, Pinus e Reno, è devastante quella carta. Ma le probabilità che le trovi sono veramente irrisorie. Quindi, secondo me, non ci sta. Oh. Non posso far Shadow Step. O meglio, posso. Però glielo do in mano anche a lui. Allora, drago in mano ne abbiamo. Prendiamo prep. Palla di cannone. Facciamo Shadow Step. No. No, perché a parte che se adesso lui fa silence, potrebbe anche non ucciderci Edwin. E quindi magari poi facciamo Shadow Step e lo rigiochiamo. Ti saluto in chat. Buonasera a tutti. Una domanda, ma a fine mi ottengo esempio. Se sono a Legend 5 boost anche tutte quelle. No, solo l'ultimo step prendete. Wow. 1000. Non ci vuole lasciare il silence. Cioè io. Vabbè, forse per il ripudio ha fatto così, sì. No, invece no. Ah, avrei preferito dare il silence piuttosto che questa carta. In tutta onestà. Ok, ho millato un secret. Facciamo palla di cannone e l'1-3. Se lui gioca altre specie, dai in mano. Ok. Ma io raga gliela ridò. Se lui me la vuole ritirare, io sono contento di ribloccargli due mana a lui.
Buonanotte. Quella dica non entrare nelle zone di Hearthstone. È una delle carte che sono più figo, assolutamente. Pendenti. Ah, ok, fa pendenti così non ci dà la costo 1. Ma brucia e trasformati in cenere. Ok. Ha senso fare il fato, giocare il Lucky. Tanto lui fato, cosa gli serve? Fa 3 danni su un pezzo. Secondo me il fato ci sta, ridaglielo in mano. Guarda che così abbiamo un invoke. Ramingo Cho sta facendo, sta rendendo la partita veramente strana. Ora lui ha la costo 3, però perde 3 mana nel tirarla. E gioca la costo. Tutti abbiamo dei demoni. Che sta continuando a millarci. Non è un male in realtà. Adesso facciamo Galakrond. Per fare anche il power. Allora, se glielo diamo, poi lo rigioca. E noi abbiamo un altro secret. Giochiamo Depistaggio. Lui ha già dato 2 armi, quindi secondo me ora possiamo tirare costo 0 e andare tutto faccia. Tirate Vis. Non me l'ha tirata. Raga, sto impazzendo veramente oggi. La mia mano è piena. C'ha un'animazione in Ramingo lentissima. Io le rivoglio quelle costo zero, raga. Lui non si può più curare. Io che devo fare Vis qua. Allora, quel segreto è il 2-3. No, ha anche attaccato il pezzo giusto. Però in teoria così la 1-2 sopravvive. Beh, vediamo. Il tempo stringe. Allora, noi abbiamo 4. Non è... Ouch. Ok, siamo sti... Siamo... Ok. Siamo messi bene. Messi bene, raga. Adesso lo milliamo con i segreti.
Questo è buono. Partita incredibile. Allora, risolvi il servitore nemico casuale dopo che avversario. Questi sono brutti sti segreti. E dopo che avversario ha lanciato una magia, distrugge un servitore nemico casuale. Potrebbe essere forte contro Kael'thas. Hai qualcosa da nascondere? La mia mano è piena. Raga, ma che partita è? Bella Mattia, grazie per l'host. Siamo in una partita fuori di testa. Sto giocando Rogue contro un combo di Monante ed è uscito il Ramingo Chu. E quindi ci stiamo millando le carte a vicenda. Adesso dobbiamo giocarne 3 di carte per millarlo. 3 spell. Basta 2 di queste, segreto ed è millato. Allora, lui ha messo i segreti del mago, quindi una alla 4-4, cioè il pezzo a 4, ok. E adesso procchiamo subito. Vediamo cosa esce. Vediamo poi questa. Il nostro scopo è millargli Kael'thas. Minchia quanto è lenta l'animazione del Ramingo. Potremmo fare anche lame danzanti. Devo dargli così adesso. Il problema è che se gioco un minion a lui entra il 2-3. Sulle ali del male. Devo fare poi questa lì sopra. La mia mano è piena. Comunque Nosdormu potrebbe essere figo anche. Oddio. Razza di partita incredibile. È andato face. Rip un amingo. Ok ragazzi, il problema dell'oppo al momento è che ha la nostra misdirection. Quindi io non posso chiudere finché non gli togliamo misdirection. Ok, questo è misdirection. Quindi se io attacco non abbiamo chiuso. Voglio piazzare questa qui adesso. Sarò la tua scaglia. Sicuro. Si spacca il tas. Gli esplode. No, ho sbagliato, devo attaccare e proccare misdirection. La procco adesso, però dovevo farlo prima di giocare lui. Così attaccavo il 2-2 e prendevo 2 danni in meno. Pazienza. Quindi se vuol fare Kael'thas, Deliri, deve prima giocare un altro pezzo, perché sennò appena fa Kael'thas gioca una spell, gli muore. Un'altra misdirection.
Allora, se io adesso vado faccia col 4-4, quella dovrebbe essere un'altra. Ma dovevamo averne date due di misdirection, se non ricordo male. Quindi poi avremo 22 danni. 22 danni. No, che 22. 12-13 danni abbiamo. Non bastano, raga. Non bastano. Quindi dovremmo fare uno Storm qua. Zephyrus era win, eh sì. Purtroppo abbiamo millato Zephyrus e Alex in turno in cui c'era il Ramingo Delirio. Quindi, raga, penso che faremo il fendente. Prendiamo. Ma facciamo così. Prima gioco questo. E qua prendiamo questo. Poi faccio l'attacchino. Procchiamo misdirection. Spero che attacchi l'1-1. E invece no. E adesso non dormo, vai! Vediamo se riesce a chiudere in qualche modo. Ah, minchia, Shadow Step, è vero, era Little. Era 16. Era con era il vero, non proprio con Shadow Step. Era per Shadow Step. Avete ragione voi, era Little con Shadow Step. Però volete, ero troppo tentato a fare quello Storm contro combo Demon Hunter, raga. È troppo bello vederlo esplodere così. Cioè, non ho contato, erano 16, andavamo 4. Quante vite aveva l'oppo prima? 16, 17, dovevamo attaccare con col 4-4. Shadow stepparlo, poi facciamo la cost 8 e vis. Costo 0, erano 13 danni, 17 danni. Quanta vita aveva? Chiaro che vincere così è più figo, credo lui. Oddio, non sdormo, ho perso.